alle tante assenze che avevamo, no, anche l'espulsione di Santura ha complicato le cose. Scusa di dettaglio, perché non ci sono commentari. Non ci sono? Non si può fare una valutazione dopo un'espulsione di 3 minuti, sapendo che noi giochiamo contro, perché come ti dico sempre, non mi piace togliere il merito agli avversari, perché noi siamo consapevoli di che anche in 11 sarebbe stato difficilissimo per noi. Una squadra molto importante Vicenza, per quello ha dimostrato oggi che è una delle favorite. E sono venuto sinceramente per una questione di rispetto, perché non so come valutarla la partita. Come voi venite sempre tutti i giorni al vostro lavoro, per una questione di rispetto sono venuto, perché no, mi puoi fare qualsiasi. In quel momento lì che cosa ha pensato? Stare in Uruguay. Volevo stare in Uruguay. Mister, il fatto del portiere di riserva è un giovane, un ragazzo, però non è giusto parlare, sinceramente non è giusto parlare. Ha fatto la sua partita, è giovane, è un bambino, bisogna dare la fiducia, sono le prime armi che si sta facendo, e bueno, in questi colpi qua ti servono per crescere e per farti uomo. Io lo prendo in senso positivo, perché tutti abbiamo sbagliato. Senta mister, però a questo punto qui come incide il suo lavoro? Perché alla fine è vero che siamo in condizioni di piena emergenza, però far riemergere sotto l'aspetto mentale una squadra che viene da 3 sconfitte consecutive, sicuramente il suo lavoro non è facile, al di là di tutte le giustificazioni che ci possano essere. No, io giustificazioni non cerco, non ho mai cercato. Nella mia carriera calcistica e nella mia corta carriera come allenatore non cerco giustificazioni. Lo che sì, siamo realisti, siamo in un momento dove abbiamo perso 3 partite, oggi non la valuto, le altre 2 secondo me non abbiamo meritato di perdere. Il cammino è questo, io penso che i ragazzi oggi, a pesar della difficoltà, hanno corso, hanno lottato, hanno sudato la maglietta, che è quello che chiedono i tifosi. E bueno, andremo a lavorare e se Dio vuole questa settimana iniziamo a recuperare dei giocatori. Mister, perdere 3-0 in casa e ricevere l'applauso dei poveri tifosi forse è una cosa che non abbiamo mai visto, sinceramente. E se lo meritano i giocatori. Quello si trasmette. Si trasmette e bueno, quello è lo che ti può dare la tranquillità di continuare a lavorare e niente, continueremo così e la vita è fatta di questo anche. Non eravamo Brad Pitt quando eravamo che vincevamo e adesso non siamo bruttissimi. Bisogna alzarsi e continuare a lottare.